Eccoci qua, è inverno, fa freddo, è bello scaldarsi, non c'è niente di più bello di un fuoco, di un caminetto. Tra l'altro c'è una grande riscoperta dei caminetti e delle biomasse da ardere. E c'era una figura una volta importantissima, quella dello spazzacamino, che ci rievocherà per noi il nostro custode delle tradizioni, Pino Iannelli, che però non lo trovo. Dove stai, Pino? Eccolo qua, camminin spazza camin. Ciao Pino, ciao, in bicicletta arrivi? Come gli spazzacamini, sì, di altri tempi? Sì, questo era uno dei mezzi che utilizzavano, che... soprattutto questo, insomma. Questo, Però ecco, i primi spazzacamini, è triste dirlo, ma era così, abbiamo anche delle foto che lo, sì, testimoniano, erano dei bambini, vero? Sì, erano i bambini. Consideriamo che le canne fumarie anticamente erano costruite in pietra, quindi abbastanza grosse, quindi... questa è una foto dove ci sono i bambini che erano utilizzati per salire all'interno della canna fumaria e con degli attrezzi, dei raschietti tipo questi. Ma guarda, e delle spazzole, tutti neri di fuliggine, che carini. Ecco, spazzolavano l'interno della canna fumaria fino ad arrivare in alto. Quando arrivavano, cioè, in... loro come facevano a farli salire? Li imbragavano? Li imbragavano con una corda da sopra e loro pian piano salivano, spazzolavano. Quando arrivavano in alto dovevano svendolare il fazzoletto che portavano per coprirsi il naso, altrimenti la fuliggine diventava in bocca, e dovevano gridare la famosa frase spazzacamino, se no il padrone non li pagava. Ecco, pagare, come li poi, pagava? Che, cioè, cosa gli dava? Appunto, non è che gli davano dei soldi, cioè gli davano la fuliggine, che poi loro rivendevano perché era un ottimo fertilizzante, e la cenere. Qualche volta gli davano... Quindi loro pulivano il camino e si portavano via, avevano pulito. Sì, veramente, è una pagina molto triste della storia. Storia. E qualche volta gli regalavano un bottone, dei bottoni. Un bottone proprio così? Bottone, perché? Perché erano quelli che si rompevano prima, quando salivano nelle canne fumarie. Mamma mia, va bene. E per fortuna non si sono usati sempre i bambini, no? Non, cioè, si sono poi usati sono bambini, arrivati, sì, i professionisti, no? Sì, poi gli c'erano, spazzacamini, sì, professionisti che usavano gli strumenti. Questa piemontese, che è uno strumento in acciaio, in ferro, che veniva calato dalla canna fumaria con una corda e man mano si puliva la canna fumaria. E invece poi, in campagna come si faceva? In campagna normalmente si autopuliva il camino. Adesso abbiamo qui una canna fumaria che è di ferro, diciamo, e cosa veniva fatto? Si utilizzava soprattutto delle piante che avevano la possibilità di graffiare, e una di queste è il pungitopo. Si poteva usare l'erica oppure... In base alla grossezza della canna fumaria si faceva una sorta di palla e con un peso in ferro sotto si calava da sopra. Si metteva dentro il pungitopo. Ti fa male alle mani, Pino fa le mani, ecco, che non sente niente. E praticamente si faceva questo lavoro. Quindi si spazzava con il pungitopo. E si puliva l'interno della canna fumaria. Va bene, grazie Pino. Grazie al nostro Pino Iannelli. Adesso andiamo a vedere invece oggi come si puliscono i camini, perché sicuramente ci sono degli strumenti molto più moderni, dei metodi più moderni, e soprattutto c'è chi ha fondato un'associazione nazionale fumisti e spazzacamini. Andrea Marcucci, benvenuti, accompagnato da Luigi Biagini, maestro spazzacamino proprio di questa associazione. Allora io comincerei subito con te, Luigi. Sì. Tu intanto indossi una divisa? Indosso una divisa che è quella ufficiale dello spazzacamino, italiano, perché abbiamo il foulard giallo, ecco, il foulard che nasce per coprirsi la bocca, come pensai, dalle fuliggini. Abbiamo questo bel doppio petto che serve per evitare che la fuliggine entri all'interno. Ecco, poi la storia... è una divisa vera, tecnica, è la divisa moderna. Diciamo che questa è la divisa di rappresentanza. Bene, poi beh, noi abbiamo delle tute diverse. Un abbigliamento sì tecnico. Ecco, noi abbiamo, intanto qui ci hai portato una serie di strumenti che sono molto diversi da quelli che ci ha fatto vedere Pino, che addirittura ci ha fatto vedere il pungitopo, no? Sì. Oggi come si pulisce un camino? Beh, devo dire che adesso è cambiato completamente il metodo di pulizia e di manutenzione, perché prima di tutto si fa un bel sopralluogo con una videoispezione, con una telecamera, che può essere questa telecamera qua, oppure un'altra telecamera con infrarossi. Che puoi calare dentro. Che viene calata all'interno oppure viene spinta. Questa, ecco, qua viene spinta all'interno del camino per valutare le condizioni dell'impianto.
Poi si procede con la manutenzione, con la pulizia e si può pulire con varie metodologie. Abbiamo dei video, chiedo a Michelangelo Pepe, al nostro regista, di mandarcene uno. Ci sono proprio dei video che ci fanno vedere lì cosa sta avvenendo. Qui abbiamo un collega che in pratica adesso sta montando la testa della telecamera per fare la video ispezione preventiva. Sì. Per controllare un impianto, noi andiamo a intervenire in un impianto che non conosciamo, ci dobbiamo rendere conto di cosa abbiamo per le mani, perché rischieremmo di fare dei danni poi in fase di pulizia. Certo. Naturalmente armati anche di mascherina, di protezioni e sistemi di aspirazione, noi riusciamo a mantenere un impianto, e quando si dice di mantenere un impianto non si parla solamente di pulizia, ma si parla di controllo anche dell'impianto stesso, che comprende persino la presa d'aria, cosa fondamentale in un impianto fumario. Ecco, perché Andrea, tu hai fondato un'associazione Fumisti e Spazzacamini? Intanto, che differenza c'è tra il fumista e lo spazzacamino? Il fumista è colui il quale installa le stufe e gli impianti fumari. Invece lo spazzacamino è quello che, appunto, diceva Luigi, controlla e manutiene l'impianto. Credo che abbiamo un altro filmato che la regia ci può mandare, così mentre tu mi racconti noi possiamo anche commentarlo. Diciamo, è nata ed è importante che si parlino le due figure, assolutamente, vero, perché devono, e quello che controlla, appunto, e che manutiene, suggerisce le modifiche eventualmente che si dovessero verificare nell'impianto, e chiaramente dall'esperienza dello spazzacamino il fumista trae consiglio. Ecco, e chiaramente Luigi... dialogano, è assolutamente fondamentale. Certo, qua Luigi stiamo vedendo un intervento dall'alto invece, che noi abbiamo visto da dentro casa, e questo è dall'alto. È un intervento dall'alto fatto in sicurezza, in totale sicurezza, con un'imbracatura e un aggancio alla linea vita, che è un sistema di ancoraggio che dovrebbe esistere in tutti i tetti d'Italia, si stanno attrezzando, ancora non è così, come dire, ben fornita ben fornito il parco macchine delle abitazioni italiane di questo sistema di ancoraggio. Andrea, qua abbiamo una serie di cose che voi trovate poi nei camini, vero? Certamente. Tipi di fuligine diversi. Diciamo, in un certo senso, questo è il prodotto che si riceve pulisce attraverso la pulizia, e da questo noi possiamo dedurre se la canna fumaria sta lavorando bene o male. Fammi un esempio. Perché chiaramente, ecco, in questo caso sono delle fuligine che si addensano nella parete e poi cadono. E come vedi sono disgregate. Questo che vuol dire? Che la canna fumaria vuol dire è in buono stato? Beh, insomma, diciamo che sta lavorando mediamente. Quando incomincia a essere un sasso, significa che si è creato una occlusione, e a quel punto è come se fosse un embolo. Ah, okay, quindi non va assolutamente. Va, soprattutto perché poi la fuligine, se collassa dentro la canna fumaria, causa l'incendio, e quindi c'è la famosa parte un razzo, che è il comignolo e il torrino. Ecco, per questo è molto importante. Sì, è molto importante, soprattutto anche che noi che riunisca, no, che abbiamo raggiunto tanti risultati, tra cui l'evento per noi di riferimento è biennale, una cosa internazionale in cui ci vedrete all'opera. Per tutta la, tornerei sul primo video, sulla regia Po del camino molto lavorato da sotto. Che evento è questo? È un evento che riguarda. Sì. E è un evento che viene che fatto che bello. Ogni biennio. Sì. E quest'anno dove si terrà? A Verona, si chiama Progetto Fuoco ed ha rilevanza internazionale. Ci vedrete all'opera in tutti i settori, nel marzo del 2014. Ecco, ogni quanto va fatto pulire il camino? Mediamente, se un impianto è correttamente installato, ogni 30 quintali di legna andrebbe controllato, quantomeno. Ecco, e quanto costa mediamente un intervento di un professionista? Beh, diciamo che varia da quello che c'è da fare, ovviamente. Varia da quello che c'è da fare, va anche in funzione della tipologia del contratto che si va a stipulare con il committente finale. Si può partire da un 80 euro per un caminetto normale, si può arrivare anche a 400 euro, perché se noi impieghiamo l'intera giornata per mantenere un impianto, perché purtroppo l'impianto è in condizioni disastrate, certo, e allora poi... Quindi per questo è bene farlo spesso, così non risparmia. Sì, una volta all'anno andrebbe controllato. Anche perché è un impianto ben pulito, un impianto che funziona bene, che rende bene, e non intossica e non ci fa perdere delle vite, come purtroppo è successo anche recentemente. Sì, lo so. Bene, allora io vi ringrazio molto. Grazie a Andrea Marcucci, fondatore dell'Associazione Nazionale Fumisti Spazzacomini, a Luigi Biagini, grazie di essere stati con noi questo pomeriggio a Gheo.